Buon pomeriggio da me, Ana. Ho trovato un angolino che mi ha ricordato uno dei nostri paesani, zio Modesto Migali, e sicuramente gli estensionesi avranno immaginato subito quale sarà l'argomento del prossimo video. Eh sì, proprio quello del fabbro. Se siete curiosi, allora aio, beniga di Gond. L'angolo del fabbro. Guardate che carino. Non vedo il mantice. Qui c'è l'incudine e il martello. Avrete spesso sentito dire questo detto, stare tra l'incudine e il martello, e quindi in una posizione per niente privilegiata. Di là ci sono i carboni che venivano utilizzati per scaldare il ferro, che va battuto sempre quando è caldo. Anche quello è un detto. E dal fabbro spiedi di legno, ancora un modo di dire legato al mestiere dei soverelli, che indica... Sono stata interrotta e non ricordo esattamente, ma stavo sicuramente parlando della... insomma, soverelli scritto in Vellina, cioè casa del fabbro spiedi di legno. E questo indica, ve l'ho raccontato altre volte, che dal fabbro ci sono gli spiedi di legno, perché lui è talmente impegnato a realizzare i lavori per gli altri, e quindi, non avendo tempo per casa propria, i suoi spiedi non sono in ferro ma sono in legno. Vi ho detto che non vedevo il mantice, in realtà è questo il mantice a manovella, non ne avevo mai visto come questo. Vedete? Oltre a zio Modesto ad Estersili ci sono stati altri fabbri, zio Minetta, il suo zio Bernardino Melis, che, come mi disse una volta lui, Estersili gli dissero che prima al suocero gli aveva rubato il mestiere e poi la figlia, e loro non ci sono più, ma noi continuiamo a conservare il loro ricordo nel nostro cuore. C'è anche un'altra persona di Estersili che era brava a lavorare il ferro, uno zio acquisito di Mario, zio Antonino Carruceddu, lo chiamavamo così, era sposato con la sorella di mia suocera. A tutti loro il nostro pensiero, e a voi un augurio, arrivederci presto. A Sibisaros, ciao!